Navigando su internet abbiamo trovato a meno di 50 euro un clone del Neumann U87. Non potevamo non comprarlo. In questo video lo compariamo con l'originale. Esteticamente il clone è molto simile all'originale, anche se più piccolo e più leggero, ma al tatto dà comunque una sensazione di solidità. Per quanto si può vedere mettendo in controluce la griglia, le dimensioni delle capsule sono diverse, quella del clone è più piccola dell'originale. A differenza del Neumann non è presente il selettore per la figura polare e al suo posto è stato attaccato un adesivo, fra l'altro al contrario, che indica che il microfono è solamente cardioide. Inoltre mancano il filtro passaalto e il pad presenti sul microfono originale. Inclusi nella confezione troviamo anche uno shock mount molto leggero e un cavo XLR. Per comparare i microfoni, come prima prova abbiamo fatto una registrazione di un brano chitarra e voce. Per ridurre le variabili abbiamo registrato con entrambi i microfoni in contemporanea e li abbiamo posizionati con le capsule il più vicino possibile. Abbiamo registrato prima la chitarra suonata da Filippo e successivamente la voce di Beatrice. Ascoltiamo ora le riprese fatte alternando i microfoni. Nella prima parte l'audio è flat, senza nessun effetto. Abbiamo applicato solamente delle automazioni di volume per seguire la voce, uguali per entrambi i microfoni. Nella seconda parte abbiamo trattato i segnali per vedere come si comportano in un mix e anche in questo caso il trattamento è lo stesso per entrambi i microfoni. Per non influenzare l'ascolto non vi diciamo qual è il microfono che sta suonando, li distinguiamo solamente con A o B. Per un ascolto migliore vi consigliamo le cuffie. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. Tears that ain't coming, oh, the moment of truth in your life, when everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand when everything Ringraziamo Filippo e Beatrice per averci aiutato con le registrazioni. Siete riusciti a distinguere il Neumann dal suo clone? Come già detto in altri video, è facile essere ingannati dai propri sensi. Per questo abbiamo fatto in modo che non ci fosse una relazione univoca tra microfono e lettera. Abbiamo infatti cambiato microfono o lettera in maniera diversa rispetto a quanto indicato sul video. Ad esempio, in questo passaggio stava suonando il microfono A. I just don't wanna miss you. Mentre in quest'altro stava suonando prima il microfono A e poi il B. Oh,
Se quindi avete trovato una preferenza costante per il microfono A o B, siete stati influenzati dalle aspettative create da quello che avete letto sullo schermo. In pratica A e B non indicano niente, sono serviti solo per distrarvi. Ora interrompete il video, tornate indietro e provate a riascoltare il brano senza far caso alle scritte. Una volta riascoltato, provate a rispondere. Quale microfono sta suonando in questo passaggio? E in quest'altro? When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Fatecelo sapere scrivendolo nei commenti. Considerando la differenza di prezzo, noi siamo rimasti stupiti dal risultato e abbiamo quindi deciso di approfondire con ulteriori test. Abbiamo posizionato uno alla volta i due microfoni sull'asse focale di uno speaker, esattamente nella stessa posizione. Abbiamo quindi inviato dei segnali di test allo speaker e registrato i microfoni. Analizzando le registrazioni siamo risaliti alle differenze tra le risposte in frequenza dei microfoni. Riassumendole in un grafico sono più facili da individuare. Basandoci su quello che vediamo sul grafico, il clone non è poi così simile all'originale. Infatti troviamo differenze nell'ordine di 3 dB, che non sono pochi. Ma, come abbiamo sentito, comparando i microfoni nella pratica diventa molto difficile riconoscere uno dall'altro. Ascoltando con attenzione si riconoscono delle differenze tra i due microfoni, ma diventa molto difficile capire quale sia il clone e quale l'originale. Infatti, il fatto che ci siano delle differenze non implica che un microfono sia migliore dell'altro in assoluto. Tantissimi brani di successo sono stati registrati con microfoni relativamente economici. Ad esempio l'SM7 è stato utilizzato da Michael Jackson per registrare le voci di Thriller, come anche dal cantante dei Red Hot Chili Peppers per registrare le voci dell'album Blood Sex Sugar Magic. O ancora, Bonovox utilizza un SM58 per le registrazioni delle voci degli U2. Questo video non è sponsorizzato e non intende promuovere questo o altri microfoni, tant'è che non vi lasciamo nessun link. L'intento è far capire come il costo di un prodotto non sia necessariamente correlato con la sua qualità, ma anzi semmai con la qualità percepita. Indipendentemente dalla qualità del suono, per questione di immagine nessun professionista vorrebbe nel suo studio un microfono da 50 euro, non sembrerebbe professionale. Un altro elemento che potrebbe influenzare la scelta di non utilizzare questo microfono è la sua durata nel tempo, che potrebbe essere inferiore rispetto all'originale, e in più senza avere la certezza di avere dei pezzi di ricambio qualora servissero. Considerando il risultato dei test, questo microfono ci sembra comunque un buon acquisto, soprattutto per i non professionisti. Inoltre, questo ci fa capire come attrezzatura di fascia economica possa dare in alcune circostanze dei buoni risultati.